Nel nome del Padre e Figlio, lo Spirito Santo e così. Allora, terzo giorno consecutivo di battaglia dopo Napoli e Potenza. Avete visto oggi a Benevento, la veglia a Benevento e poi un appuntamento molto importante di Italo Molisano, che non vi posso ancora dire niente, però molto molto importante. Però prima di tutto dico tutto questo, andiamo alla messa ultrafossare, praticamente come sempre. Un appunto, stamattina ho letto i commenti perché sto pubblicando i video anche su Prima TV. Di una persona praticamente che mi ha rimproverato per quale motivo? Perché faccio il segno della croce, solamente i ministri ordinati possono fare. Cioè, rendiamoci conto, ormai non sanno più come attaccarmi le persone, perché poi, sicuramente suscito reazioni avverse dal piano di sotto, è chiaro, perché praticamente Crociata Cattolica è di azione, di militanza. La gente praticamente, sappiamo come è fatta, cioè si critica sempre, non si costruisce mai nulla e si è pronunciamento a disfare. Io dico, io quello che sto facendo lo sto facendo per grazie di Dio, sto facendo qualcosa. Gli altri invece fanno solamente chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Oggi come mondo delle chiacchiere e i fatti dove stanno? Almeno io ci sto provando a fare qualche cosa. Nel deserto, nella morte, vedete, ieri i ragazzi dell'Università della Basilicata completamente piegati, piegati e piegati. Questo è il fatto, almeno io ci sto provando a fare qualcosa. Ho ritrovato la salute dopo il Covid, vedo in tutta la vita in un altro modo. Se vuoi solamente a criticare, prendiamo per questa persona che non ha neanche il nome, Lamprotes. E chi è? E chi è? Va bene, prendiamo con il sorriso, vedi? Me ne importa proprio, dopo quello che è giù passato. Va bene, leggiamo la parola che di oggi è molto più importante. Oggi è il grande San Gregorio Barbarigo, vescovo e confessore, e praticamente 33 anni Gregorio profusi tesoro della sua anima in una saggia azione spassorale intesa a realizzare il programma del concilio. Sicuramente non piace molto per questo a Papa Francesco, sicuramente, 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 se non. E fu canonizzato nel 60 Giovanni XXIII che ne impose il culto alla Chiesa Universale, 931. A 931. Allora, vi leggo la lettura di oggi. Ecco il sommo sacerdote che durante la sua vita piacque a Dio e fu trovato giusto, e nel tempo ira fu strumento di riconciliazione. Non se ne trova uno simile a lui nell'osservare la legge dell'Altissimo, per cui il Signore giurò di farlo crescere nel suo popolo, della benedizione tutte le genti e confermò la sua alleanza sul suo capo. Ebbi gli occhi su lui nelle sue benedizioni, conservò la sua misericordia, gli trovò grazia davanti agli occhi del Signore. È molto significativo oggi, eh? Trovò grazia davanti agli occhi del Signore. Sono davanti al re, gli diede una corona di gloria, stabilì con lui un'alleanza eterna, gli diede il sommo sacerdozio e lo fece felice e glorioso. Nell'esercizio e ministero sacerdotale, nel cantare la lode del suo nome, lo offrì degno sacrificio di incenso in suo odore. Devo grazie, se non potevo che leggere una lettura più bella di questa, di buon auspicio soprattutto per il Molise. Ai Maria, grazie stai con benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Alla messa catacombale e poi a Benevento e poi mi seguirete in quest'altra giornata di gloria, per rendere gloria a Dio. Amen. In nome Padre, Figlio e Spirito Santo, come vedi, segna la croce. Mi dispiace per Lamprotes. Praticamente, amen. E lo saluto caramente, amen. Allora 9:35, sono qui da mezz'ora davanti all'ospedale, oggi è andata così, sono andato a San Pio, prego un rosario e poi me ne vado, ho parlato con Anna Chiara. Sapete una cosa, mi rattrista molto il fatto che nonostante tutti quanti i miei sforzi, la gente vive senza speranza, senza mordente. La situazione è difficile, ma se perdiamo Cristo perdiamo tutti. Dobbiamo dare noi speranza come cattolici al mondo, capito? Anche nelle situazioni più difficili, io sono qui davanti a questo ospedale per dare un segno di speranza a tutti, non solamente a me, di vita in contesto alla morte, al di là della preghiera, al di là di tutto. Qua la gente ha perso speranza, questa cosa è molto preoccupante e mi angoscia molto. Vabbè, continuiamo a pregare, cominciamo a pregare, no? Vabbè, come il manifesto di Cristo Re, amen. Allora, alcune osservazioni. Per la prima, naturalmente questa veglia è dedicata pure in riparazione al sacrilegio compiuto lì dentro, alla cappella praticamente dell'ospedale, dove hanno distrutto la storia di Padre Pio e della Madonna, quindi in riparazione a questo ignobile sacrilegio, gravissimo. Poi la seconda cosa,
Pensate praticamente alla solitudine dei pazienti Covid e dei pazienti anche negli ospedali per questa emergenza, privati degli affetti delle persone, delle legate. Cioè, privarci del legame tra di noi è il capolavoro di Satana. E vedere la gente addirittura che dice io voglio stare assegnato perché la mia medicina è stare a morire solo, è il trionfo del demonio. Mi raccomando, non distacchiamoci sacramenti. Gesù è stato con le persone. Gesù sta con le persone, questo non è difficile, però non ci dobbiamo rassegnare. Dobbiamo staccarci dai sacramenti e facciamoci aiutare gli uni con gli altri. Amen. Sono quasi le 10, come l'altro ieri a Napoli. Quello che si può fare si fa praticamente. Però voglio fare l'atto di riparazione solo per Gesù di Pio XI, proprio perché per quello fatto gravissimo che è accaduto qualche giorno fa in quella cappella, come vi ho detto. L'atto vandalico che ho fatto pure il comunicato stampa. Gesù dolcissimo, con immenso amore per gli uomini, viene con gratitudine riparato di oblio, di trascuratezze, di disprezzo, e con noi, prostrati dinanzi ai vostri altari, teniamo riparare con particolate azioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali ogni parte viene ferita dagli uomini, lavatissimo vostro cuore. Ricordevoli però che noi pure altre volte ci macchiamo di indegnità e provando il vivissimo onore, prima innanzitutto. Per noi la vostra misericordia, pronta a riparare, con voi andare a espiare non solo i peccati commessi a noi, ma quelli di coloro che erano lontani dalle vie della salute o ricusano di seguire voi come pastore guida, o ostinandosi ora in fedeltà o calpestando le promesse del battesimo, hanno scosso il suavissimo gioco a vostra legge. E noi intendiamo espiare tutto il cumulo di siti, problemi, delitti, ci vogliamo di riparare ciascuno in particolare, immodesta e bruttura vita di abbigliamento, hanno insidia di crudeltà e innocente, profanazione dei giorni festivi. Le ingiurie sacrante che siete contro voi e i vostri santi, gli insulti lanciati contro il vostro vero ordine sacerdotale, le negligenze, gli orribili sacrileggi, onde proprio lo stesso sacramento dell'amore divino, infine le colpe pubbliche, questa è una colpa pubblica, delle nazioni che costeggiano i diritti e il magistrato della Chiesa a voi fondata. E o potessimo ne lavare con il nostro sangue questi affronti, intanto come riparazione d'amore divino conculcato, noi presentiamo come accomodandolo con l'espiazione Vergine vostra madre, delle anime pie, quella soddisfazione che voi stesso un giorno offriste alla croce al Padre. E che ogni giorno rinnovai sugli altari, promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà a noi e con l'aiuto della vostra grazia, i peccati commessi da noi, dagli altri, l'indifferenza verso il grande amore, con la fermezza, la fede, l'innocenza della vita, l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente la carità di dimenticare inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di voi e di dare quanto più potremo la vostra sequela. A cui vi preghiamo benissimo Gesù per l'intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario seguito di riparazione, e voglio conservarci fedelissima alla vostra obbedienza e nel vostro servizio, fino alla morte con gradona perseveranza, merce il quale possiamo tutto un giorno pervenire a quella pace dove con voi, col Padre e con lo Spirito Santo, vivete e regnate Dio per tutti i secoli dei secoli, e così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, il principio è sempre nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, il principio è sempre nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, il principio è sempre nei secoli dei secoli. De Luca Martedì, saluto dall'ospedale San Pio di Benevento. Amen. Finalmente il Signore ascoltò le mie preghiere, sono venute due guardie della Cosmopol da Benevento, mi hanno fatto spostare all'ingresso della sua cosa che mai è successo 5 anni, significa che stanno crollando gli avorti, vedete qua che significa? Vedete qua, fate girare sto video, due guardie della Cosmopol mi hanno fatto spostare da davanti all'ospedale, da lì davanti, mi hanno fatto mettere sui gradini dell'ospedale, io sto qui davanti per la prima volta dopo 5 anni, stanno finendo gli avorti a rummo. So che ciò che sembrava impossibile, ciò che sembrava impossibile, mi hanno fatto spostare, hanno avuto l'ordine della direzione di sanità della vigilanza. Vedete qua che significa? Quando uno prega e sacrifica per i bambini. Vedete qua che significa? Vedete qua che significa? Questa è la vittoria più bella, questa è la vittoria più grande, vedete? E io sto qui, in direzione dell'ospedale, mi hanno fatto spostare 10 metri, quale cambia? Quale cambia? Amen. Vedete qua? Vedete qua che significa che si può vincere questa guerra? Addirittura ha detto, questo significa stesso trattamento di Foggia di Napoli. Voi mi avete fatto contento oggi, li ho irrisi, li ho irrisi, li ho irrisi. È una stronzata rispetto a Covid, sto smantellando il San Pio di Benevento. Amen, 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 amen. Questo è divertimento, vedete? Oh, finalmente mi sono divertito, vedete? Amen. Non può stare qui, non può stare qui. Sono 5 anni che sto qui. Perché prima facevano gli aborti, ora stanno crollando, non si fanno più. Vedete che significa? Vedete che significa? Vedete? Voi immaginate se non ci fosse solamente un esaltato a fare questo, ma ci fossero di più persone, crollerebbe l'ospedale. Per la prima volta bene mi hanno fatto spostare. Amen. Amen.
Non me l'aspettavo questa cosa, ma sono tornato, perché questa è zona pubblica praticamente, questo è passaggio pedonale, loro non possono, quella è la zona ospedaliera, io sto fuori al cancello, però non me l'aspettavo e quindi alla fine è così. Quindi la questura, praticamente al questore, che è mio amico, farò praticamente presente questa cosa, però è un bellissimo segno, significa che stanno creando gli aborti, vuol dire che stanno demolendo dentro, eh? Questo significa, vediamo, o salto io o salto negli ospedali, o tutto o niente Gianluca, vedi? Quindi mo se torno, mo rispondi a rima, amen. Proprio per festeggiare la giornata di oggi, dovevo rimanere mezz'ora in più. Adesso parto per il Molise. E ho avuto quella cosa di andarmene, perché poi ho riflettuto, devo stare qua. Questo è un solo pubblico, così con là. Però la cosa importante è che hanno reagito. Stanno cromando gli morti qua dentro. Ho telefonato a Silvana, a Santa Silvana de Mari, mi ha detto, io ti voglio bene un casino, mi ha detto, tutto sulle tue spalle, guarda. Quando sento a Silvana, scusate, ma io le voglio bene l'anima, salvata la vita, lei è una donna straordinaria, straordinaria e anche praticamente non ho parole, va bene. Adesso facciamo così, io Cristo Re, via Maria, via la messa davanti al San Pio e oggi ho avuto un grande dono, oggi, amen. Dopo la grande mattinata al San Pio, avete visto? Andiamo in Molise, poi vi spiegherò che cosa vado a fare, cosa penso che si capirà e si è capito, però comunque a te questo bisogna combattere fino alla fine sempre, sempre. Il guaio è di non combattere, non la sconfitta e la vittoria, perché la sconfitta e la vittoria è relativa, bisogna combattere sempre. Chi non combatte è già morto praticamente, questa è la dimostrazione, vedete? Sembrava impossibile buttare giù il San Pio, dove facevano quando l'ultimo abortista è andato in pensione, ma ci sta Minutolo che viene a fare il suo servizio di macelleria settimanale ogni venerdì. Quando si è andato in pensione di Mongelli sembrava impossibile, con 500 aborti ogni anno che fuori Cristiano da periferia sembrava impossibile che buttarlo giù. Invece con 5 anni e mese, tutti i mesi c'era, vedete? Bisogna essere costanti, perseveranti e lottare fino alla fine, come quello che sto facendo in Molise e poi vi terrò informato. Via Cristo, via Maria, via la messa e continuiamo ad andare verso Campo Basso. Nella vita nulla è impossibile per chi crede, nulla è impossibile. Non è detto che era impossibile che avrei avuto l'autorizzazione. Era impossibile? Eccole qua, vedete? Una per me e una per il rettore del santuario. Ce l'ho fatta. Il 16 luglio la prima messa sarà detta in luogo di apparizione per la guarigione dal Covid, ha scritto Sua Eccellenza. Una giornata memorabile. Prima le guardie a Benevento mi hanno fatto capire che stanno grandi gli aborti. Lui si ricordava del sostegno che gli diedi al Famidei nel 2016 quando fu attaccato, quando fu l'unico vescovo e disse che non si pentì di essere stato presente. Vede, non si è dimenticato e oggi mi ha fatto un grande dono il Signore. Vabbè. E anche questa città praticamente guarda tanto sangue, oggi veramente mi ha fatto un grande dono oggi. Amen. Allora 13 e 28, che dire? Non ho parole, guardate. Oggi Campobasso e il Molise mi hanno restituito tutto quello che ho dato in questi anni. Meravigliosa regione. E farò di la me. Farò quella benedetta messa. Al nome dell'apparizione e mi dà la mano mia, non ci posso credere, ciò che sembrava impossibile. Grande uomo e grande persona l'arcivescovo Giancarlo Monsignor Brigandini, grande persona, è una grande persona veramente, riconoscente un signore, veramente una grande persona, un grande uomo. Lui si ricordava di me e anche io di lui, è chiaro. Vabbè. Che vi devo dire? Non ho parole. Non ho parole. Ho vinto l'impossibile. Ha vinto l'impossibile, la Madonna ha vinto l'impossibile. Non so, a me non serve inutile. Non serve perché ha fatto cose strabilianti. Vabbè. Amen. Grazie Maria, grazie. Ore 14 e 10, è chiaro che sto sorridendo, sto sempre sorridendo.
Oh, quelle, tutte quelle che già passate in quella stanza, vedete, vi faccio rivedere, vedete? In quella terribile stanza dove sono chiuso 8 giorni in carcere. Credo che mi sto dando tante grazie, Madonna. Veramente, quella di oggi è fenomenale. E ne ha messo che bella vita intera, che vabbè. Vabbè. Io con un santo appetito, con un buon appetito. E viva Maron. Amen.